Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un po' un video per principianti della skincare, quindi creiamo diciamo una sorta di starter pack per chi non ha mai avuto troppa cura per il proprio viso e soprattutto vale sia per gli uomini che per le donne. Quindi se cari uomini siete all'ascolto, sappiate che questo video è ideato anche per voi. Innanzitutto è bene precisare che chi solitamente lava il viso con la saponetta è una cavolata abnorme, nel senso la saponetta, essendo molto ricca di solitamente olio di oliva, va a sgrassare eccessivamente quello che è il film idrolipidico della nostra pelle, quindi quello strato di crema naturale che crea il nostro organismo a difesa della nostra pelle. Quindi andandolo troppo a sgrassare rischiamo di ottenere un effetto contrario, quindi la pelle viene lì per lì ben deterza, anche troppo deterza. Però poi per effetto rebound, si dice, quindi per risposta del nostro organismo, viene prodotta nuovamente questa crema, questo film idrolipidico verrà ricreato, ma in eccesso, viene ricreato troppo in più, proprio per combattere quella pulizia eccessiva. Quindi è bene utilizzare per pulire il proprio viso un detergente che sia sì in grado di, appunto, di detergere la nostra pelle, però senza essere troppo aggressivo. Questo vale sia per chi ha la pelle mista, grassa, secca, per chiunque. A tal proposito, io ho selezionato, l'avete visto sicuramente anche in un altro video perché ne ho già parlato, di questo detergente. Lo ritengo che sia un prodotto molto versatile. Quindi, se siete appunto alle prime armi e non volete spendere troppi soldi per troppi prodotti, questo è un prodotto 3 in 1 che in base a come viene utilizzato ha diversi scopi. Viene indicato come per pelli impure, ma diciamo si può adattare bene un po' a qualsiasi tipo di pelle purché non sia eccessivamente sensibile. Applicato diciamo a risciacquo è un ottimo detergente perché appunto andrà a pulire la pelle anche grazie all'acido salicilico, contenendo all'interno dei piccoli microgranuli. Avrà anche un'azione esfoliante, quindi andrà a, diciamo, a levigare la pelle e creerà appunto quell'effetto di scrub, quindi ci permetterà anche di eliminare le cellule morte della nostra pelle. Inoltre, se viene invece lasciato in posa, quindi creato diciamo uno strato e lasciato in posa, funzionerà anche come maschera, quindi andrà ad assorbire il sebo in eccesso, andrà a pulire bene in fondo i nostri pori, tutto questo con un unico prodotto, quindi è assolutamente consigliabile per chi appunto è all'inizio e non vuole, ripeto, spendere troppi soldi né dover trovarsi a gestire troppi prodotti. Quindi con questo 3 in 1 è assolutamente una cosa molto comoda e un prodotto molto valido. Per questo starter pack non ho, diciamo, non ho ritenuto necessario utilizzare poi un tonico, perché magari è una cosa già un po' più per chi ci perde molto tempo. Tendenzialmente chi è agli inizi non vuole mettersi là troppo tempo, né perché è troppo pratico, né perché non ne ha voglia, non essendo abituati, quindi diciamo che il tonico è uno step che ho deciso momentaneamente di lasciare da parte. Invece, come trattamento da effettuare una volta ogni tanto, può essere anche due volte a settimana, ho scelto la maschera Dr. Organic, anche questa l'avete già visto in un altro video, perché questa è una maschera per il viso veramente versatile. Anche questa è adatta a tutti i tipi di pelle, quindi può trovare giovamento sia la pelle grassa con imperfezioni, sia la pelle secca che tende a magari ad essere reattiva, e è in grado di assorbire sebo in eccesso qualora fosse presente, e ha anche una leggera azione anti-età. Quindi in caso di primi segni di invecchiamento cutaneo andrà ad agire. Questo flacone da 125 ml poi è molto duraturo, dura tanto, perché comunque se ne usano veramente delle quantità ridotte ogni volta. Quindi insomma un tubo da 125 ml è un prodotto che dura tanto. Quindi anche per questo mi sento di consigliarvelo. Anche questo è un prodotto bio, come anche quest'altro di Lavera. E quindi diciamo vanno anche sia a rispettare l'ambiente, perché sono confezioni ecologiche e sono diciamo maggior concentrazione di ingredienti naturali. Come ultimo step, diciamo che qui la selezione è stata un po' difficile, in quanto non sapevo se consigliare magari un gel d'aloe, però poi mi sono resa conto che potrebbe essere un po' troppo leggero e quindi la sensazione di pelle idratata e ben nutrita durerebbe poco.
però non volevo neanche consigliare una crema troppo ricca, perché se parliamo poi di pelle a tendenza grassa risulta essere troppo, potrebbero comparire dei brufolini proprio per eccesso di produzione di sebo. Quindi ho cercato di trovare un buon compromesso che vada bene, bene o male, per tutti e soprattutto per chi non conosce esattamente che tipo di pelle ha. E ho un campioncino adesso perché non ho il flacone grande, però è una crema che mi sento di consigliarvi, è questa qui di Anthos con olio di jojoba, miele e albicocca. È un prodotto anche questo naturale, è una crema molto neutra, diciamo. Si adatta un po' a tutti i tipi di pelle, quindi non ha delle funzioni troppo specifiche se non appunto quello di idratare e basta. E c'è anche la versione alle proteine del riso, magari vi lascio il link di Amazon per poterlo trovare, perché anche quella è molto valida. È un po' più adatta alla pelle delicata e quindi volete un'azione leggera. Sono delle creme ottime in quanto appunto vanno a, veramente a restituire l'idratazione di cui la pelle necessita. E però è un prodotto che non costa tanto, pur essendo naturale, e quindi diciamo appunto va incontro a chi non vuole spendere troppo per creare il proprio kit base per la skincare. Se poi sapete esattamente che tipo di pelle avete, quindi se tende ad essere più grassa o piuttosto secca, poi magari in quel caso potete decidere di optare per un tipo di crema piuttosto che un'altra. Però insomma, se non sapete bene come muovervi nel mondo dei prodotti per la skincare, questo qui è un prodotto che io vi consiglio, di sicuro non sbagliate. Questi sono i tre prodotti che io mi sento di consigliare come starter pack, come starter kit per iniziare a curare più a fondo la propria pelle. Poi ovviamente qualora siate già un po' più evoluti e vogliate inserire anche appunto il tonico, un contorno occhi piuttosto che un siero prima della crema, lì già parliamo di step un po' più avanzati. Però insomma, se invece siete proprio neofiti nel mondo della skincare, questi tre prodotti secondo me valgono veramente la pena di essere provati, di essere scelti, e appunto diciamo rispettando un po' quello che è il rapporto di qualità-prezzo. Io spero di essere stata bene o male un po' esauriente per chi proprio è agli inizi e si è appena appassionato al mondo della skincare. E se poi avete qualsiasi tipo di domanda, scrivetemela pure nei commenti, sarà un piacere rispondervi. Vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, in modo che possiate ricevere poi tutti i vari aggiornamenti su quelli che sono i video che andrò a pubblicare, e attivate anche la campanella altrimenti non vi arriva la notifica, e ci vediamo al prossimo video.